Amici e amiche di Kenobisboch, io sono Kenobit, questo è Keno Mattina. Siamo arrivati al giovedì delle speedrun e quindi oggi è mio piacerissimo avere ospite Nazareno, che ci farà una speedrun di Medieval 1. Nazareno lo gioca con una certa violenza Medieval 1 e può nelle sue run è a portata di record mondiale. Quella che vedrete oggi sarà una run cosiddetta da maratona, Marathon Safe, nella quale Nazareno ci farà vedere tutti i glitch che si usano nelle run più competitive per fare dei tempi notevoli con Medieval. Medieval è un gioco, forse uno dei giochi più rappresentativi dell'era PS1, è uno dei giochi che vengono proprio associati al mondo PlayStation 1 e io onestamente non vedo l'ora di rivedermelo perché non lo vedo dai tempi. Quindi benvenuto. Così non l'hai mai visto. Esatto, così non l'abbiamo mai visto. Nazareno, benvenuto, grazie per il tuo tempo. Se Nazareno è qui è grazie anche alla collaborazione tra Kenobisboch e Italian Speedrun Community, che è un canale bellissimo qua su Twitch che organizza maratone di beneficenza di speedrunning e che ha anche un Discord. Trovate tutte le informazioni in chat e altrove, fatene parte. Vai Nazareno. Certo. Allora, una precisazione sulle categorie. Nelle speedrun ci sono categorie in base al gioco, in base a quello che è permesso o non è permesso fare, eventuali obiettivi, perché ci sono a volte dei glitch che possono creare diversi approcci alla run, diverse strade, diversi percorsi, e quindi è necessario dividere per categorie per mantenere le cose competitive tra chi non fa un certo glitch e chi lo fa. È il caso di Medieval, per cui non facciamo un any percent normale. Per any percent si intende finire il gioco come ti pare, fai quello che ti pare, però finisci più veloce che puoi. Che quell'any percent vuol dire qualunque percentuale, quindi anche lo 0,1%, cioè ci sono delle run di Pokémon any percent che durano un minuto neanche perché non vedi il gioco e arrivi a un modo per finirlo. Certo. Ora Medieval non è così spaccato da poter essere finito in un minuto, però appunto c'è l'any percent. Poi giochiamo l'any percent con una limitazione, l'any percent no DGS. No DGS, il DGS è sta per Dragon Gate Skip. Ed è un glitch che è stato scoperto a metà dell'anno scorso, molto pesante, che fa saltare 6 livelli. E quindi si risparmia 12 minuti, per intenderci, e quindi si è reso necessario dividere le categorie. Noi facciamo una run senza DGS e quindi vediamo tutti i livelli, che è una meraviglia, speriamo di arrivare alla fine. E che figata! Il resto lo spieghiamo durante la... Benissimo, nel frattempo Darko Twitch 1, che figata sto canale! Benvenuto qua su questo canale, questa roba qua la facciamo tutte le mattine dall'8:30 a mezzogiorno. Retro gaming, musica, speedrun, preservazione, parliamo anche di lati tecnici dell'industria del videogioco perché io ci lavoro dentro. Quindi seguite Kenobisboch se siete capitati qua oggi. E cominciamo quando vuoi, Nazareno. Ok. 3, 2, 1, via. Sono le 10:43, vediamo quanto ci mettiamo. Speriamo poco. Allora, primo livello molto molto facile, iniziamo dalla cripta. Dan si è appena risvegliato. Allora, qui dobbiamo recuperare lo spadino, una prima ampolla di e poi basta. Che bello, l'ottimizzazione. Io quando vedo anche solo l'ottimizzazione dei movimenti sono affascinato. So che è la base, cioè è proprio l'ABC dello speedrunning, ma sì, è bello. Allora, è fondamentale il Medieval soprattutto perché è un gioco non facile da controllare. Chi l'ha giocato si ricorderà livelli come le paludi dei morti viventi, in cui si cascava in acqua una volta sì e l'altra pure. Perché Dan è un po' una saponetta. E quindi
una parte fondamentale della speedrun è imparare a muoversi con una certa confidenza. Nel mentre, secondo livello, non ci interessa di niente, non ammazziamo gli zombie per raccogliere i calci non ci servono a niente. Chi ha giocato il gioco ricorda che i calci permettono di entrare nel salone degli eroi e ricevere armi aggiuntive, non ci interessa, giochiamo questo gioco senza armi aggiuntive. Poi dimmi quando posso farti due domande, girarti domande dalla chat, tu dimmi vai. E io ti... Anche adesso. Allora, prima domanda, come stai giocando? Stai giocando su real hardware o su emulatore? Siamo su emulatore. C'è differenza tra emulatore e console per un solo glitch nel livello finale. E su console funziona e su emulatore no? Esatto, no, al contrario. Al Funziona contrario. solo su un emulatore specifico perché, stando a quello che ci dice uno dei moderatori, che è anche Glitch Hunter, è un glitch che funzionava soltanto su una prima versione della PS1, per motivi di funzionamento Quindi è proprio interno un che non glitch posso spiegare. hardware di fatto, cioè un glitch legato tanto. Esatto, e quindi ci sono alcune versioni di un certo emulatore che si rompono allo stesso modo, le altre no, e causano portano il gioco a bloccarsi, che non è bellissimo. La seconda Nel domanda che mentre, ti è stata fatta è, sì. volevo chiedere al runner, dice Little Frank, qual è l'opinione del remake che è stato fatto di questo gioco che hai? Allora, io non ho la PS4, ho comprato il gioco, ce l'ho lato lì perché come faccio a non prenderlo? Quel che ho visto mi è piaciuto, non l'ho visto tutto perché vorrei arrivare a giocarlo più fresco possibile. Visivamente è bello, capisco che lo si possa definire un po' all'acqua di rose, un po' alla Disney, un po' alla Fortnite, ho sentito tutti questi termini. So che è un po' rotto, diciamo il sistema di controlli non è comunque perfetto e così via. Da fuori, quel po' che ho visto mi piace, sinceramente. Anche se non cattura alla perfezione lo stile originale. Lo stile originale è molto più pulito, però è difficile. Con i remake è molto difficile perché non si può preservare. Recuperare lo stesso aspetto. Quello che si vede qua, questo nitore, questa pulizia, è dovuto al fatto che, per esempio, non ci sono effetti grafici, non c'è nebbione, non c'è bloom, non c'è nulla. Medieval Remake invece ha tutto questo, ed è chiaro che quindi ha un'immagine più complessa, più ricca di effetti di post-produzione, non può essere rievocare le stesse sensazioni, le stesse impressioni Ma dell'originale. infatti Quindi guarda, c'è da fare questa premessa. ti lancio uno spunto, perché molta gente spesso si diceva, ah, la pixel art era arte ed è invecchiata benissimo, invece i poligoni no. In realtà, secondo me, c'era un grandissimo stile anche qua, e solo Certo. che quando si facevano quei discorsi sulla pixel art, i poligoni erano troppo freschi ancora, erano ancora troppo dell'altro ieri e quindi sembravano solo vecchi. Io trovo un enorme stile e un'enorme coerenza grafica nei giochi di quest'epoca. Hanno un'estetica low poly che non a caso è stata poi recuperata in molti ambiti. Ma un gioco così, secondo me, ha un suo perché grafico ancora adesso. Assolutamente, sono perfettamente d'accordo. Una cosa che si dice spesso è che la creatività emerge dai limiti. La creatività è aggirare dei limiti per ottenere un risultato. E la PS1 è emblematica perché doveva gestire giochi complessi con poche risorse. E un risultato di questo è compressione delle texture, compressione dell'audio, ottimizzazione dei modelli. Quindi quello che secondo me rimane di questa grafica vecchio stile è che sono riusciti a far girare così bene questo gioco, nonostante le limitazioni,
e a mantenere, come dicevi tu, una coerenza interna, uno stile visivo, una direzione artistica, è molto ammirevole. Ed è la stessa cosa per la pixel art. La pixel art anche, come dire, si è resa necessaria perché non si poteva fare di meglio. Esatto. In un certo momento storico. E ne hanno fatto un'arte perché chiaramente che fai? Non la fai bella. Ma poi guarda quanto è figo questo boss. Cioè, rifallo questo boss. Non è facile, cioè c'è uno stile. Cioè non è che a un certo punto, boom, medioevo, è partito il 3D, l'early 3D, che brutto. In realtà c'erano fior di pionieri che hanno. Io lo trovo proprio interessante anche da riesplorare questo periodo del retro gaming. Perché di fatto era una nuova zona di pionierismo. Esattamente come la pixel art degli albori era pionierismo, perché non c'era niente. Anche l'early 3D è pionierismo. E ci sono delle robe mega stilose, mega mega stilose. Esatto. Nel momento in cui tu rifai un gioco come Medieval e gli aggiungi banalmente i poligoni, hai già perso l'affilatezza dei modelli, per esatto. Esempio, la pulizia delle linee, o che so io. Quindi l'effetto cambia. È un po'... È molto difficile approcciarsi ai remake, perché la gente si aspetta sempre... Per via della nostalgia, ah no, lo stesso gioco, però meglio, non esiste. È un'altra cosa. Io non le amo come operazioni, o meglio, amo le operazioni che permettono a più gente di scoprire i giochi, e se poi le robe sono fatte bene, le amo. Però se un gioco come Medieval me lo rifai semplicemente con la grafica bella, dove con bello vuol dire che mi stai dicendo che stai vedendo questo come obsoleto invece che vederne il fascino, secondo me è un po' come dire: oh ragazzi, io ho rifatto la Gioconda con Photoshop, è fotorealistica, è più bella. Non è la stessa cosa. Buongiorno i disconnessi. Comunque la host di Bob and Barney Sint, tanta roba assolutamente. Ma... chiede la Kigemo, tanto tu sei un dev, quindi magari puoi dare delle risposte più belle di me. Ma una ricompilazione del codice sorgente per fare una remastered, punto di domanda. In che senso la Kigemo? No. La risposta è no. Esatto. Comunque la... Allora, il codice sorgente è quello che scrivono gli sviluppatori per fare il gioco. Quello che tu hai sul disco è il codice ricompilato. Che non è, e non puoi, a rigor di logica, salviamo, che cominciamo a fare cose pazzesche con i level up, se, volendo dopo spiego perché è interessante. Guardate bello questo livello, lo ricordate? Tra un po' è finito, non ci torniamo più. Il codice ricompilato non è il codice che ho scritto io programmatore, ed è fatto apposta perché tu non risalga il codice che ho scritto io con crittografia e quant'altro, e anche per proteggere il codice stesso. Quindi dovremmo prima di tutto avere il codice sorgente. I modelli li puoi avere, ci sono i modelli, sono stati estratti, sono disponibili online per chi sa dove cercare. Però ecco, c'è questo ostacolo del codice sorgente che manca. Avendo quello, sì, potresti ritrovare il modo di compilare esattamente come l'avevano fatto, fare dei magheggi per farlo andare su PC, assolutamente. I disconnessi dice: senza fare tutta l'erba un fascio, ma è difficile sia per le nuove generazioni che per le vecchie apprezzare il gioco così com'era. Io sono dell'89. I disconnessi sono d'accordo, infatti io non sono contrario in linea, in partenza ai remake, nel senso che in realtà i remake sono una roba vecchia come l'arte, nel senso, quanti remake di film esistono, e un remake, però io nei remake vorrei appunto un remake, non voglio un remaster. Cioè se tu mi prendi questo gioco e mi aggiungi la nebbia, secondo me non ci siamo capiti. Se invece vuoi prendere l'atmosfera di questo gioco e rifarlo, proprio fare un nuovo Medieval che tiene molte parti, ma che poi per altre cose aggiorna il gameplay, per me quella è una bella operazione. Altrimenti, secondo me,
dobbiamo iniziare a fare un ragionamento un filino più critico, nel senso che dico sempre i videogiochi non sono solo videogiochi e faccio sempre il paragone con la storia dell'arte, nel senso che secondo me i videogiochi sono opere e non prodotti. E quindi penso, certo, questo è un po' più ostico, cioè è, se ti ci approcci oggi anche da bambino ma anche da adulto, è un, a parte che i bambini si sparano di tutto, ma basta che sia bello, ma anche giocato oggi secondo me va guardato in un'ottica storica, nel senso, anche quando, cioè se io guardo una roba di Picasso è infinitamente più moderna, immediata e fruibile di Giotto. Guardiamo Giotto, ci sembra strano. E quindi secondo me dobbiamo imparare un attimino a superare la barriera della fruibilità immediata e guardarli con occhio proprio storico, perché il fatto è che è difficile fare questi ragionamenti adesso perché il gaming è ancora molto giovane, ma tra 60 anni sarà possibile giocare a Medieval e secondo me dobbiamo proprio sviluppare una mentalità da retro gaming. Nel frattempo tu cosa stai facendo? Stai rompendo il gioco. Sto perdendo. Allora, dobbiamo ricominciare un attimino dalla foresta incantata. Perché, allora, quello è un punto spaventoso della run. Quello che stiamo cercando di fare è un level loop. Cioè, in questo gioco non puoi cadere all'infinito. C'è un'altezza minima e un'altezza massima. Quando arrivi all'altezza minima, il gioco ti teletrasporta nel punto più alto con le stesse coordinate e cadi all'infinito se riesci a uscire dal livello. Puoi cadere all'infinito finché non raggiungi un'uscita dal livello, che è quello che facciamo anche qua. Qui è facile, nelle paludi no, quindi bisogna rifarlo. Niente record mondiale, mi dispiace, è già finito. È tutto finito. Quello che dicevi comunque è vero. È importante il contesto. Sì. Quando guardi a un gioco è importante il contesto. Era più facile quando Medieval era appena uscito, quando la PS1 era la console attuale, perché non c'era niente di meglio. Quindi non hai un paragone migliore, ecco. Io mi ricordo di quando io ho cominciato con PS1 e PS2, non ho fatto grande distinzione per mia fortuna, quindi per me erano abbastanza intercambiabili nonostante ci fosse un salto generazionale pazzesco, però ce l'avevo quell'idea un po' che la PS2 però è meglio, la grafica è meglio, va, a cosa gioco oggi, PS1 o PS2? Va, PS2, anche se poi c'erano i giochi come Medieval che accidenti, che fai, non ci giochi, perché mi c'ero affezionato. Se non insegna ad avere questa attenzione al contesto, non può, la gente difficilmente apprezza giochi così vecchi, e questo contesto oggi manca perché i giochi sono bellissimi. Ma ed è per quello che siamo qua, nel senso, noi cerchiamo di, cioè una delle missioni di questo canale è fare retro gaming, o meglio, fare in modo che il retro gaming venga trattato come gaming e un attimino dare un pochettino di strumenti, perché la storia dell'arte la capiamo perché qualcuno ce la spiega, se no dici ma che cazzo è, Giotto disegnava male, ci vuole un attimino per contestualizzare il tutto, e noi cerchiamo un pochettino di spingere l'idea di videogioco come opera. Tra l'altro io trovo che ognuna di queste epoche abbia in realtà dei tratti distintivi incredibili. Spesso, come diceva Brianino, i limiti tecnologici di un'era o di una tecnologia sono le cose che poi, quando questa tecnologia non c'è più ed è superata, ci mancano e ci fanno nostalgia. Io trovo che i poligoni così siano terrificanti. Quanto mi faceva paura cadere in quei mari, in quel nero cosmico che c'è sotto questi livelli.
Cioè era, io lo trovo super creepy ed è bellissimo, anche con le texture spalmate della PSX, erano bellissime. Sì, ma certo, ma allora è sempre il discorso del contesto. Perché io sono uno sviluppatore, quindi lo so, ma per fare queste texturine che al giorno d'oggi sono brutte, perché sono bassa risoluzione, tutte uguali, ci è voluto un grandissimo lavoro tecnico per farle girare, per realizzarle, per farle funzionare un hardware così limitato. E idem Giotto, non aveva le nostre conoscenze tecniche di disegno, non puoi pretendere che disegnasse in iper, boh, con uno stile iperrealista, con una qualità iperrealista. Non aveva Photoshop, non aveva le nostre matite, i nostri colori come li abbiamo noi, ecco. E però questa lente manca, perché, come dire, non voglio dire che l'orizzonte dei videogiochi si appiattisce, però i videogiochi, al di là di chi si occupa di retro gaming, i videogiochi sono quelli di ora e siamo immersi in un presente che è sempre bellissimo. È vero? In cui c'è tanta tossicità nei confronti di chi fa una texture che è un po' sgranata o modelli un po' più bruttini, un po' più legnosi. E quindi quando fai vedere Medieval o Crash o quant'altro, cacchio, qui non c'è nulla di bello, è tutto legnoso, è tutto spalmato, è tutto sgranato. E non solo, i comandi, cioè il mondo dei videogiochi, certo, si è evoluto anche nello studio delle interfacce, dei comandi. Però io qua ti lancio un ulteriore spunto. È sicuramente vero che i videogiochi vecchi, soprattutto per, cioè, i videogiochi d'epoca, soprattutto per chi non c'era, possono essere molto ostici. Ma voi avete mai provato a leggere Il Maestro e Margherita di Bulgakov? È un libro incredibile, è meraviglioso. È faticoso da leggere perché non sei un russo nell'Ottocento e ti mancano, devi andarti a recuperare alcuni riferimenti. La lingua, i nomi sono usati in un modo un pochettino più diverso. È un libro chiaramente più ostico di Peppa Pig prende la candida, ma che non esiste, suppongo, ma è molto più però ti dà una leggerlo ti dà un grande piacere una volta che superi quella barriera, che poi sono barriere iniziali, perché non è che negli anni 90, quando giocavamo a Medieval, avessimo le branchie. Ci giocavamo e funzionavano esattamente come negli anni 80 si giocava a Ultima e ci si riusciva. La barriera è una barriera iniziale e quello che noi invitiamo sempre a fare è superatela quella barriera, perché è una barriera di pazienza. Poi certo, se mi dici che le interfacce del 2021 sono più comode, ma chiaro. Grazie. È quello. Un secondo, siamo all'Asylum. Qualcuno si ricorderà il Giardini del Manicomio, è un livello molto lungo. Noi lo saltiamo con il trucco che è considerato il più difficile di questa run, ed è probabilmente uno dei motivi principali per cui la gente non fa la speedrun di Medieval. Bellissimo, bellissimo. Carichiamo, perché non è ci si può soft lockare, ossia bloccare dentro il livello e o carichi o resetti o niente. Però sì, si tratta di volare sopra il labirinto con dei salti molto precisi. Come dicevo, questo è da solo tranquillamente uno dei difficili di tutta la run. Tra l'altro, che non salti nel presente completo, perché fai il GS davanti, poi lo spiegherò. E quindi questo livello si salta interamente, perché non c'è più bisogno. Noi stiamo in questo momento dirigendoci verso il manicomio, perché ci interessa recuperare il tema del drago. Che figata qua. Questo.
Comunque no, non so perché mi sia uscito Peppa Pig prende la candida. Quando si parla, la sfida è non smettere di parlare. Ciao Plasson, ti voglio bene, mi manchi. Ciao Little Frank, ciao a tutte. Ciao a Damintore, ciao a Dark Joe. E siamo a 6, siamo con Medievole, siamo a 666 spettatori. Quindi è perfetto. È perfetto, è tutto giusto, l'estetica torna tutta. E qualcuno aveva fatto delle domande e avevo letto una domanda che non riesco. Oh, sono riuscito a leggere Solaris di Stanislav, ormai sono pronto a tutto. Rent Shepard, l'ho letto quest'estate, dai, secondo me è... Adesso siamo a 598, è vero? Non è così ostico Solaris, è un libro più gestibile di altri. Il limite non è forse avere i giochi vecchi disponibili per giocare, assolutamente. Ti faccio, mentre lui fa questo pezzo difficile, ti rifaccio il paragone. Parliamo veramente di storia dell'arte. Perché noi dobbiamo veramente staccarci dal... o consideriamo il gaming come... I giochi come prodotti. E allora i prodotti invecchiano e vaffanculo, esattamente come sono invecchiate, come è invecchiata la margarina che vendevano negli anni 50. La buttiamo nel dimenticatoio della storia. Secondo me no. Secondo me i videogiochi non sono prodotti, sono opere. E vanno amati. Quindi immaginiamo la preservazione nell'ottica di tra 100 anni. Cioè è veramente troppo difficile ragionare sul valore storico di questi giochi adesso che sono passati 30 anni. Immaginiamo tra 100 anni. Tra 100 anni avere una PlayStation in un cassetto come ho io sarà sempre meno probabile, e possedere gli originali di questi giochi sarà ancora meno probabile. Ci saranno collezioni private, ci saranno persone esattamente come quelli che magari al mattino quando vanno al cesso hanno lì appeso un Magritte, perché sono dei collezionisti d'arte, bella per loro, ma della storia dell'arte fortunatamente ci sono i libri, quindi anche se tu non puoi possedere l'oggetto, non puoi giustamente possedere una pala di Giotto, però la puoi vedere su un libro e ti puoi documentare. Una cosa fondamentale per la preservazione del videogioco sarà proprio fare in modo che i giochi siano accessibili. Vero, vero. Nel frattempo tu hai superato il livello. Ce l'abbiamo fatta. Siamo molto molto lontani dal record mondiale in questo momento. Questo è un livello simpatico, ammazziamo un sacco di gente, si può chiacchierare. Non è simpatico in una run in cui hai speranza di fare record, però. Allora, tutto vero, tutto vero. E direi che siamo in un momento critico. Perché, come dici tu, il medium è molto giovane. 30 anni non sono niente, 40, 50, quelli che sono, non sono niente. Secondo me i videogiochi restano un prodotto. Sono un po' controcorrente, per me restano un prodotto di base, ma un prodotto in cui la grafica o la musica o la narrativa possono giocare un ruolo molto importante, quindi a volte il prodotto diventa arte oppure semplicemente diventa più importante di un prodotto per l'utente finale. Quindi le sorpresine dell'ovetto Kinder sono giocattoli, ma per chi ci ha vissuto sono hanno più valore, sono più che semplici giocattolini, perché magari hanno un valore personale. Allora mi turba un pochettino questo discorso, perché tu dici l'arte è soggettiva, per carità, lo è, cioè dove vedi l'arte è soggettivo, in realtà ok, è una grande figata, però non mi mette un po' a disagio affiancare Medieval ai coccodritti,
Nel senso, un conto è l'oggettino, e cioè secondo me i coccodritti, cioè sorpresina degli ovetti Kinder, sono oggetti magari di interesse storico, perché esattamente come è di interesse storico un cucchiaio dell'epoca degli Egizi, un giocattolo di quell'epoca. Poi chiaro, magari uno sviluppa una passione per quel tipo di grafica che si usava, però lì vedo più un prodotto. I videogiochi, per carità, esistono anche videogiochi proprio di consumo, cioè quale sarà il valore storico di FIFA 2014 tra 100 anni? Praticamente certo. Solo il fatto che vediamo i roster delle squadre e fine. Hai ragione, allora ci avviciniamo di più al tuo paragone dell'arte, perché c'è arte e arte, ci sono quadri su produzioni artistiche su commissione, produzioni artistiche di propaganda, produzioni artistiche sperimentali, quindi l'arte può essere fatta per motivi diversi. E noi diamo una diversa, come dire, non priorità, un diverso valore ai diversi tipi di arte, quindi arte di propaganda fascista non è come l'arte di Leonardo da Vinci. Detto qui, io non volevo dire che non andrebbero preservati i videogiochi, io sono assolutamente per la preservazione dei videogiochi, perché per numerosissimi motivi, sia per il loro valore artistico, sia per la spinta che hanno dato a livello tecnico al mondo dell'informatica, al mondo del digitale. Quello che si dice spesso è che la grafica 3D è una delle cose più complicate, più costose, più impegnative, e se l'abbiamo come abbiamo oggi è in larga parte dovuto ai videogiochi, al fatto che questo settore continuasse a spingere per avere più potenza di calcolo, per ottenere più fedeltà grafica. Quindi assolutamente, come dire, videogiochi nascono come prodotto e poi diventano forma d'arte. Assolutamente, no, ma che siano anche un prodotto io non discuto, anche perché in realtà io trovo affascinanti i discorsi sull'arte, perché ed è uno, e abbiamo un artista vivente che fa delle opere molto provocatorie proprio su questi concetti, che è Banksy, ma parliamo anche di Andy Warhol, nel senso si può parlare di arte nell'epoca della possibilità della riproduzione meccanica, nel senso, cosa, che figata stai facendo, tu stai nel frattempo stai violando svariate leggi, ma sì no, tranquillo, tutto a posto. Tutto a posto, vai tranquillo. Come sarebbe se cioè se Banksy fa una serie di stampe, quelle stampe sono arte o sono prodotto? Se sono arte solo se ne fa, cioè se la stampa è identica, è arte solo se ne fa una copia singola, o è arte anche se ce ne sono, se la puoi comprare a 9,99 sul suo sito? Qual è la differenza? È la rarità che fa l'arte oppure no? Sono domande sulle quali in realtà il mondo dibatte da molto tempo. A me però piace molto nel momento in cui dico che è opera, intendo che va proprio vissuta anche come prodotto dei suoi tempi, e quindi anche come fonte di informazioni e di riferimenti su quei tempi. Nel senso, guardiamo Medieval tra 100 anni, siamo qua nel 2121, io sono stato preservato come testa tipo Futurama, e abbiamo la grafica, ormai i giochi saranno olografici o quant'altro, e guardiamo un gioco di 100 anni fa,
e vediamo i limiti e diciamo guardate che questa ai tempi era all'avanguardia di quello che si poteva fare con la grafica 3D. E guardate però come nell'ambito di queste limitazioni hanno trovato delle soluzioni low poly. Ma è un po', guarda, è un paragone difficile con i libri e con l'arte, ma è interessante con il cinema. Guardatevi una clip di Buster Keaton e iniziamo a dire guarda che roba che facevano con quella roba lì dei tempi. Non avevano gli effetti speciali, quindi questa roba qua l'hanno fatto con un effetto di macchina. Cose molto 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 interessanti. Sì, è tutto immerso nel contesto. Ogni cosa che è immersa nel contesto da cui proviene, nella quale viene sviluppata. I videogiochi, secondo me, sono così contestuali perché sono vastissimi. Non sono, sono multimediali, non sono così come il cinema. Non si possono slegare, difficilmente si possono slegare dalle storica o sì, dalle persone che le hanno fatti. Per questo ci sono videogiochi più autoriali di altri. Qualsiasi riferimento a Hideo Kojima è totalmente casuale. Sì. Volevo dire un'altra cosa, ma non me la ricordo. Nel mentre ci stiamo approcciando alla fine del gioco, abbiamo recuperato le due gemme del drago, perché dobbiamo andare a fare una chiacchierata a suon di mazzate col drago, che ci donerà la sua armatura. Nel frattempo io ringrazio Jax per la sub e Rodolino Poffabro per il follow. Se vi siete appena connessi, io sono Kenobit e questo è Keno Mattina, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 8:30 al mezzogiorno circa. Oggi è giovedì e giovedì è il giorno della nostra collaborazione con Italian Speedrun Community, alla quale vi invito a fare uno shout adesso in chat. E oggi con me c'è Nazareno che sta picchiando col giornale bagnato Medieval 1 e devo dire che è rilassato. Cioè, sai che proprio mi vola il tempo quando vedo le speedrun, stranamente. Cioè, è bizzarro, ma proprio mi... ci mettevamo 5 ore ad arrivare qua. Esatto. Sì, no, questo gioco, ripeto, è molto diverso in speedrun. Io facevo schifo, per esempio, a Medieval. Io sono un pessimo giocatore in generale. Quindi, come dire, mi rende conto della differenza. Questo drago. Allora, Samus mi chiede, scusa Fabio, sai quando verranno spediti gli scan lendari? Chiedo perché uso un servizio di ritiro pacchi e devo sapere il periodo di arrivo. Samus, ti avviserò, ma io credo che farò i pacchi questo weekend e che li... e che verranno spediti settimana prossima, più o meno. Però con le poste non c'è mai certezza. Ti faccio sapere, comunque ci possiamo rimanere in contatto sulla questione. Nazareno, vado un secondo in bagno, ti lascio a picchiare Medieval. Parla, di quello che vuoi. Ok, va bene, non dico quello che mi era tornato in mente sull'argomento prodotti. Lo dico quando ci sei. Bene. Allora, abbiamo la nostra simpatica armatura. L'armatura ci permette di sputare fuoco e ci rende invulnerabili al fuoco. Questo è molto utile qui, nella gola di Gallows. Qui è dove eseguiamo o dovremmo eseguire il DGS, cioè il Dragon Gate Skip, se fosse un 90% vero e proprio. Perché abbiamo davanti a noi questa bellissima porta di fuoco. Con l'armatura di drago ci passiamo attraverso e è quello che dovremmo fare. Il gioco prevede che tu raccatti prima le gemme di drago, sconfigga il drago, recuperi l'armatura e poi venga qua ad attraversare la porta, altrimenti non si va avanti nel gioco. C'è un modo di risparmiarsi 6 livelli che servono per raggiungere le 2 gemme di drago, non prendere l'armatura e passare attraverso la porta di fuoco con dei glitch che sono assolutamente assurdi e che io non so fare, per questo siamo qua. Vorrei risalvare
È il momento di fare un altro dei nostri simpatici level up. Ne abbiamo due in realtà in questo livello, le rovine infestate dai fantasmi. Anche questo è un bellissimo punto per resettare. Eccomi! Bentornato. Hai preso l'armatura del drago nel frattempo. Sì, e abbiamo superato il punto in cui avremmo dovuto eseguire il DGS e non è presente vero e proprio. Un secondo. Devo contare. Se tutto va bene, entriamo in una stanza. Wow. Avessi questa fortuna in una run vera, cioè in una run, come dire, competitiva, ragazzi. Allora, per fare quella roba ci è voluto un po'. Per essere così precisi. Perché una cosa che penso sia chiara del level up, che non sai dove sei. La telecamera si muove a caso. Lo schermo è nero. E io faccio degli scatti in direzioni specifiche un certo numero di volte per cercare di atterrare dove voglio. Non è facile, ne facciamo un altro. Allora, nel frattempo, My Reaper, don't worry about no Italian. You try to pre-order this calendario. Does not ship to Germany. It's true, but we have a system. Since it was very complicated last year for us to manage all of the foreign packages, because this is all going to an association that makes solidarity in Milan. And we need a very clean system to figure out where the money is, because we have to be transparent and donate everything. The foreign orders having different shipping costs were really a pain last year. So we decided not to use Big Cartel, the online shop, for selling the calendars outside of Italy. In order to order one, since there aren't that many foreign orderers, you have to send a message to Retro Bigini. If you look at the page, I should be able to link it to you. If you look on this calendar, there's these. For orders outside of Italy, we are not using Big Cartel for foreign orders. Please contact Retro Bigini on Instagram for a custom order. He knows about that and he will definitely answer, and you can order whatever you want. Sorry about this, but it's really the best option, since we are shipping hundreds of calendars and it would have been an extra problem. You can definitely, yeah, I don't know if he has an Instagram account. Let me help you. I can do something. Okay, wait a second. Okay, that is my Twitter handle. Feel free to use it. Send me a private message. I will answer and I will figure this out with Retro Bigini. Cucu chiede, anche in questo caso giochi in una lingua specifica per avere tempi migliori o non è necessario? Non è necessario, è necessario giocare la versione americana, perché c'è la vecchia storia dei giochi in regione PAL che girano un sesto più lenti.
Esatto. Ok, sai che stranamente non ne abbiamo mai parlato in ambito di speedrun, ma è vero, allora, prima che arrivasse il multistandard, quindi prima di PlayStation 2, prima dell'era PlayStation o della 3 addirittura, sì. Anche la 2 aveva differenza tra PAL e NTSC. Però c'erano giochi PAL che permettevano di giocare a 60 Hz. Esatto. Noi siamo vissuti veramente in un medioevo in Italia, in quest'ottica, perché lo standard PAL, che era quello con cui che veniva usato per i televisori, andava a 50 Hz. Lo standard NTSC, che era quello americano, andava a 60 Hz. Quindi a meno che gli sviluppatori non facessero qualcosa apposta, se tu mandavi lo stesso gioco che andava in Giappone o in America, lo buttavi sulle console PAL, da 60 frame al secondo iniziava ad andare a, cioè da 60 Hz iniziava ad andare a 50 Hz. Quindi appunto era più lento del 12,5%, ho detto giusto? Qualcosa di simile. Anche nella musica, cioè se voi sentite la musica PAL di Wonder Boy in Monster Land per Sega Master System, la sentite che è molto più lenta. Molto, molto più lenta. Okay. L'avranno legata al frame rate. Non sempre. Per questo gioco no, per i giochi PS1 non credo, però perché sono su CD, quindi immagino che facciano partire la traccia e tanti saluti, però su un hardware più vecchio magari hanno... Se leghi la riproduzione della traccia al frame rate, sì, ce l'hai, hai questi effetti. Ed è un bel casino, perché poi nell'effettivo convertire da PAL a NTSC e viceversa è doppio lavoro per gli sviluppatori. Veramente un macello. Grazie Mouth of Truth per la sub, grazie, grazie mille. Ale, molto bene. Molto comunque bene. Se volete vedere la differenza di questa differenza oggi, è molto facile. Prendete un emulatore qualunque di un Mega Drive o un Super Nintendo, prendete la stessa ROM versione Europe e versione US o Japan, e sentirete che la versione europea è molto più lenta, cioè il gioco andava più lento e la musica era più lenta. E quindi nella speedrun di Medieval la devi fare per forza con una versione del gioco NTSC. Esatto. Allora, nel mentre, terzo tentativo, no, quarto, ce l'abbiamo fatta. Qualcuno si ricorda del vascello fantasma? Era un livello difficilino e lunghino. Quello che facciamo noi è saltare dall'inizio alla fine, e saltare tutto con un levelluto. Ci è voluto un po'. Questa è discriminazione videoludica. Beh, eravamo letteralmente nell'era PAL, eravamo il terzo mondo dei videogiochi. Ma totalmente. Non è una discriminazione, è come le prese elettriche che sono diverse per paese. È andata così. Beh, però c'è da dire una cosa, che non era per niente impossibile fare, cioè avrebbero facendo una minima di lavoro in più, le versioni europee potevano tranquillamente compensare quella cosa, perché non era un limite fisico della console, era semplicemente una conseguenza dello standard delle TV. Non l'hanno fatto. Tu dici velocizzare tutto? Sì. I videogiochi? Dipende. Lì dipende a livello tecnico. Che come per la musica, che se gira in base al frame rate si può rompere, c'è il codice che può girare col frame rate. Per esempio collisioni o controlli dell'intelligenza artificiale. Se il gioco è tarato per girare a 30 frame al secondo, può rompersi. Un esempio nuovo, se qualcuno ha familiarità con le video di Resident Evil 2 Remake, il coltello è molto forte ad alti frame rate. Perché? Perché fa danno in base al numero di frame durante i quali collide col nemico. Più alzi il frame rate, più frame hai al secondo in cui il coltello taglia. Certo. E questo è molto complicato, la conversione PAL. C'è chi l'ha fatta... Ci sono stati diversi approcci. C'è chi ha fatto cambia la fisica, chi non ha fatto nulla.
È difficile, è andata male, ci è andata sicuramente male, perché poi ci ritroviamo con i giochi PAL che non servono a niente per le speedrun, salvo rare eccezioni. L'unica cosa positiva che vedo è che è finita, che ora siamo, come dire, siamo tutti uniformati, siamo sereni. Livello finale, qui c'è il griccione che non si può fare su console, che si chiama Soldier di Spawn. Questo livello è diviso in tre. Abbiamo una prima battaglia tra scheletri, Zarok manda i suoi scheletri, noi evochiamo i nostri scheletri, seconda battaglia è contro Lord Cardok, terza battaglia contro Zarok trasformato in lucertolone. Lo skip si fa, il glitch lo eseguiamo sulla prima battaglia e ci permette di spawnare la metà dei soldati nemici e quindi abbiamo un vantaggio numerico. Lo proviamo, anche perché se no... Ih, non ho salvato. Va bene. Bene, Nel frattempo, bene. allora, leggete quello che scrive Biomushroom, che non sto a rileggerlo perché è complicato, ma è vero, cioè, il problema in effetti era legato anche al fatto che le console si basavano sullo screen blanking per ridisegnare i frame e quindi poi saltano i timer. Giusto. Che Sì, figata era però. complicato. Allora, lo skip non è andato, quindi probabilmente morirò e dovremo ripartire da un po' in più indietro. Ci proviamo, la proviamo a Vai. fare legale. Allora, una cosa che mi era venuta in mente prima per il discorso del prodotto, la questione che c'è in tutte le forme d'arte, inclusi i quadri, i soldi. L'arte c'è chi la fa gratis, ma spesso e volentieri è una questione di soldi, o almeno i soldi ci c'entrano. Per questo dico che i videogiochi sono in partenza prodotti, perché i videogiochi li vendi. Poi c'è l'artista che fa i videogiochi gratis e se ne frega di tutto e non vuole soldi e lo fa per espressione personale. E quindi è slegato. Questo c'è la differenza, boh, tra AAA e giochi indie. Giochi indie sono più liberi perché non ragionano di leggi di mercato come un AAA, perché non hanno lo stesso budget, non hanno gli stessi obblighi, non devono coprire le stesse spese, lo stesso volume di spese. Però ecco, i soldi direi che sono un elemento di cui tener conto. Sono d'accordissimo su questo, Vai. Cioè, quello che in realtà la questione soldi e arte è una questione di cui si può parlare tantissimo ed è molto molto interessante, anche perché cioè, vediamo a volte l'arte come qualcosa di trascendentale, quando in realtà l'arte è una cosa L'arte serve legata a a sensibilità molto mangiare. concrete. Esatto. Non è che Leonardo da Vinci era un artista, ma anche lui doveva mangiare e sapeva Esatto, disegnare, sapeva fare un sacco di cose, esattamente. però. Ma il rapporto, infatti, cioè, i discorsi sulla moneta, cioè sul denaro, sono complicati anche perché noi li facciamo dando per scontato che il mondo funzionerà sempre e per sempre così con il denaro, cosa che non è per niente detta anche in futuro. Ci sono delle domande. A chi chiedeva, voglio giocare a Pikmin? Adesso, senza dover recuperare un GameCube, la buona notizia è che c'è un emulatore eccellente, bellissimo, che si chiama Dolphin. E te lo consiglio. Ciao a chi sta lurcando, ciao a chi sta commentando, ciao a E Quasi Magia Johnny che ha iniziato a seguire. E quindi, insomma, i discorsi sul denaro e sulla. Un giorno vorrei invitare Lorenzo Ceccotti, che in realtà è qua oggi, dovrebbe arrivare a pranzo di nuovo. E vorrei invitare Lorenzo a parlarne, ma anche un po' di. Anche Bontea, che è una storica dell'arte, cioè una preservatrice fantastica. Sono questioni molto interessanti. E non Ok, siamo banali. quasi alla fine. Non sono banali, perché come utente, parlando dei videogiochi, a volte te lo aspetti che pretendi quasi.
che una compagnia, uno sviluppatore, uno studio che ti piace faccia di testa sua, come dire, ah, qui hai messo i DLC a pagamento, hai messo le loot box, struzzo. Ma io devo mangiare. E io devo mangiare, come cavolo lo faccio? Quindi è molto complicato. Le loot box, per esempio, che sono... No, non penso che qualcuno parli di arte quando si parla di loot box, per esempio. Servono per mangiare. Poi sono un brutto sistema, hanno i loro problemi. Però non dimentichiamoci che bello può essere arte, ti può piacere o non piacere, però se io faccio arte di testa mia e poi non ti piace e non lo compri, potrebbe essere tutto finito. No. E poi non lo compri, io non pago le bollette, io non mangio, non mi pagano. Un gioco AAA sviluppato da un team di 500 persone che non vende, è la fine, è un incubo. E quindi l'arte è limitata perché c'è di mezzo il denaro. Figuriamoci, Quindi magari, eh. stiamo dicendo che dobbiamo superare il sistema del denaro perché è un ostacolo all'appagamento dell'umanità. Siamo d'accordo? No, sto scherzando. Cioè, io in realtà È la penso così, complicato. eh. Sì, il fatto è che i soldi funzionano. Finito. Finito? Sì. Il fatto è che i soldi funzionano. Al E momento. funziona tutto con i soldi. Non puoi, come dire, levare i soldi dai videogiochi e basta. No, no, io li Esatto, vorrei levare dal mondo. è molto molto difficile. Magari ci arriviamo, eh. Non penso che sarò vivo, per quando ci arriveremo. Però sperare non è male. E comunque resta il fatto che anche coi soldi, che sono una limitazione, uno può essere creativo ed esprimersi artisticamente. E abbiamo i giochi che sono comunque artistici. La scena indie è in piena esplosione. Quindi quello che mi sento di dire è investite in quello che vi piace. Tipo, io trovo un valore. Perché poi, quando si parla di arte, non si parla necessariamente di bellezza. Cioè, questo stream. Hai messo in pausa la cutscene Oh, finale? ah no, scusa, avevo tolto il focus, Aspetta scusami. adesso. No. C'è un momento Mizanabim. No, Naz, abbiamo perso completamente il Abbiamo perso. finale. Ah, non funziona? No, non me lo stai mandando più. Ok. Via. Curioso. No, non ti vediamo più. Benone, benone, non so che cosa sia Va bene. successo. Grazie, grazie animatore. Vabbè, fa niente su questo fronte qua. Tanto ci sentiamo, cioè loro ti sentono comunque. Parla un attimo. Pronto? Ecco, ti sento, perfetto. Ok. Dicevo, io trovo interessanti anche cioè quel finale lì, con quella scena di intermezzo renderizzata, con quei limiti dell'epoca, con la compressione de merda che c'era su PlayStation 1 per fare stare quella cutscene dentro il CD della PlayStation 1, non la trovo necessariamente bella, la trovo molto interessante. Cioè, quella compressione lì è un problema, è una merdata, sì, ma la dice lunga sulle cose dell'epoca. Un Certo. giorno potremo parlare della compressione della PS1, adesso faccio un esempio provocatorio, come del fatto che una volta nell'arte di un tempo non ci fosse poco blu, perché per fare il blu bisognava tritare i lapislazzuli ed era una roba da mega ricchi. Franky BS, grazie per il follow. Io vi invito a followare anche tutto ciò che ha a che fare con la Italian Speedrun Community, che ha reso possibile lo stream di oggi, nel senso che il buon Gidano mi ha messo in contatto con il buon Nazareno. E io vi invito di andare anche, oltre a seguire il loro canale, di andare anche sul loro Discord per entrare a fare parte, se vi interessa, della community dei runner, che è molto bella. Tra l'altro, se volete,
più speedrun, la speedrun community organizza una maratona natalizia a metà novembre, a metà dicembre, di beneficenza, per l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla, molto molto bello. Quindi lì ci saranno molte più speedrun, molto molto più belle di Ah, quello che questa era riesco a fare. bellissima, a me è piaciuta tantissimo. È veramente, a me è piaciuta veramente, 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 veramente tanto. Mi fa piacere. È stata un po' sofferta, però è finita. Non ne ho finite tante negli ultimi 2 mesi, quindi bene così. Bene, bene, bene.